Vi parlo da Scandicci, esattamente nella sede della scuola per cani guida per ciechi, una scuola della regione Toscana, un'istituzione diciamo della regione Toscana. Insieme a me c'è Massimo Bucianelli, che è il responsabile della struttura, che vorrei presentasse non solo la struttura ma anche le finalità di questa scuola, cioè cosa si fa qui e ovviamente come viene finalizzato il lavoro che si svolge quotidianamente in questa sede. Buongiorno, la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci è appunto una struttura della regione toscana ed è, insieme ad una scuola degli Stati Uniti, è la scuola cani guida più vecchia al mondo. È stata istituita nel 1929 dall'Unione Italiana Ciechi e dal 1979 è gestita dalla regione toscana. L'attività principale è quella dell'educazione, l'addestramento e consegna dei cani guida per ciechi, naturalmente. È quella che impiega il maggior numero di risorse ed è appunto la nostra mission istituzionale. In ogni modo, abbiamo altre due attività complementari che ormai vanno avanti da più di 10 anni e che sono l'educazione e l'istruzione dei cani a beneficio dei disabili motori e gli interventi assistiti con gli animali, la cosiddetta pet therapy, che noi svolgiamo nelle strutture sociosanitarie della Toscana e negli ospedali. I cuccioli noi li acquisiamo per donazione o li acquistiamo pure attraverso le nostre fattrici e i nostri produttori. Anche ultimamente abbiamo avuto una nostra fattrice che ha avuto 9 cuccioli qui da noi. Una volta che i cuccioli hanno 2 mesi di vita, vengono affidati a famiglie affidatarie. Questo è un ruolo molto particolare e molto importante, perché prima che i cani inizino il loro periodo di addestramento devono educarsi e socializzarsi, cioè devono abituarsi a vivere una vita incontrando tutte le situazioni che potranno incontrare una volta che saranno affidati alla persona non vedente. Quindi la famiglia li deve portare nei centri commerciali, li deve portare sui mezzi pubblici, li deve portare nei mercati, nelle zone affollate e ovviamente col costante supporto dei nostri istruttori. La famiglia deve imparare, appunto, deve aiutarci a socializzare questi uomini, cioè a renderli sempre più capaci di stare in mezzo agli altri. Massimo Diodati è il presidente del Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, è stato ospite recentemente della nostra rubrica perché si è tenuta un'asta al Teatro Le Laude di Firenze di quadri donati da artisti fiorentini e toscani per devolvere il ricavato dell'asta per l'acquisto di cuccioli da destinare a delle famiglie affidatarie e successivamente a un non vedente o di ipovedente. La scuola cani guida di Scandicci fornisce circa 24-25 cani l'anno a livello nazionale. Un terzo di questi vengono destinati ai toscani. Va visto quante persone toscane fanno domanda per avere un cane guida, però circa una decina l'anno grosso modo vengono destinati ai toscani. Allora, noi abbiamo fatto quest'asta congiuntamente con l'Associazione Toscana Cultura, che ha avuto un esito economico sorprendente perché nessuno avrebbe previsto di raccogliere una cifra che consentirà di acquistare quanti cuccioli, Massimo? Al momento possiamo acquistare 5 cuccioli tranquillamente e ora presto con la scuola ci metteremo in contatto quando avranno la possibilità e la disponibilità. Ecco perché siamo qui stamattina, di famiglie affidatarie, possiamo acquistarli dall'allevamento da loro indicato e loro selezioneranno dei cuccioli adatti per andare a fare un cane guida e quindi a breve saranno acquistati. Allora Massimo, però quella sera lì avanzarono perché cioè, ci sono state tantissime donazioni, a mezzanotte il teatro doveva essere lasciato libero, per cui sono rimaste invendute ancora circa 130 opere che verranno poste nuovamente all'asta venerdì prossimo 8 giugno a partire dalle ore 21 al Museo del Calcio di Firenze. Quindi invitiamo i telespettatori sensibili a questo tema che vorranno dare il loro contributo di presentarsi, non c'è bisogno di ulteriori biglietti d'invito, di presentarsi direttamente al Museo del Calcio di Coverciano. Sì, venerdì, con questi venerdì alle 9. Venerdì 9. Venerdì, scusate, venerdì 9 alle 9, cioè alle 21. Museo del Calcio a Coverciano, sì. Allora, cosa serviranno questi ulteriori soldi? Questi ulteriori soldi dovremmo anche lì dedicare qualcosa all'acquisto sempre di un cucciolo o due se ce ne sarà bisogno e poi destineremo il restante dell'incasso
l'attuazione di campi estivi per ragazzini non vedenti e ipovedenti del nostro territorio toscano. Ne faremo uno che parte proprio la settimana prossima per bimbi dagli 8 ai 13 anni e ne faremo un altro a settembre per bambini da ragazzi da 14 a 20 anni. Quindi anche lì avremo bisogno di un po' di supporto da parte di tutti, quindi siete tutti invitati a quest'asta di venerdì. Chi non potrà partecipare però è invitato ad andare a chiedere cercare informazioni sulla pagina Facebook e comunque potrà dare il proprio contributo anche sotto altre forme, vero Massimo? Sì, si può andare sulla nostra pagina Facebook dell'Unione Ciechi della Toscana o sulla pagina web www.wicitoscana.it, oppure può telefonare direttamente a noi allo 055 58 05 23 e gli possiamo dare tutte le informazioni possibili. Allora, noi abbiamo stamani Alice che rappresenta le famiglie affidatarie. Tu fai parte di una famiglia che da quanto tempo prende in consegna i cuccioli e poi li riconsegna alla scuola? Allora, lei è il secondo cucciolo che prendiamo, quindi sono 2 anni ormai che partecipiamo a questa... Cosa vi ha spinto a impegnarvi così in maniera così importante? Perché, come ha detto Massimo, il vostro ruolo è molto importante. La prima volontà è quella di avere un cucciolo sempre in casa. L'altro è di fare un'attività di volontariato magari meno conosciuta rispetto ad altre, che dà una quantità di soddisfazioni immaginabili, soprattutto poi alla consegna, alla conoscenza soprattutto del non vedente, che dimostra che tutti gli sforzi che facciamo e tutti i giorni ci impegniamo a fare servono realmente a aiutare qualcuno e non andar vani, ecco. Senti, com'è il distacco poi dal cucciolo dopo questo periodo di frequentazione quotidiana? Dopo un anno e mezzo è difficile, sì, ma appunto dico le soddisfazioni che abbiamo avuto conoscendo la ragazza che ha preso Giselle, che era il cucciolo che avevamo prima, ci hanno ripagato di tutto, magari il dolore, la tristezza che abbiamo provato all'inizio. È una cosa bellissima che io consiglio di provare almeno una volta a tutti. Cristina, qual è il tuo ruolo all'interno della scuola per cani guida per non vedenti? Io sono istruttore ormai da tanti anni, ma mi occupo del gruppo affidamento, sono referente dei colleghi e delle famiglie affidatarie che svolgono questo percorso. Ecco, il contatto con le famiglie come nasce? Facciamo delle campagne di sensibilizzazione per avvicinare le famiglie e poi c'è un colloquio selettivo, e ci parliamo, e, ecco, è così che le selezioniamo insomma. Ci diamo da fare con varie manifestazioni, con le TV private, con la radio, nelle scuole, abbiamo attività nelle scuole. Ai non vedenti vogliamo consegnare cani sani che non abbiano patologie gravi, genetiche importanti e le possano invalidare. Anche dal punto di vista psicologico? Dal punto di vista psicologico ci può stare, ci può essere che qualche cane abbia dell'ansia, abbia del nervosismo, abbia qualche paura e che nonostante innumerevoli tentativi non riusciamo a superare. Chi è composto lo staff che giudica, diciamo, lo stato di salute, fra virgolette, del cuccio? Allora, stato di salute... Sono veterinari, cioè, medici, psicologi? Facciamo degli screening all'Università di Pisa, con cui abbiamo una convenzione da tanti anni, insomma. Mentre la selezione dal punto di vista caratteriale avviene all'interno nostro con dei test, con delle verifiche tecniche. Su quanti cuccioli lavorate in un anno? Per esempio quest'anno abbiamo avuto anche quasi una settantina di cani all'interno della scuola, più di 50 cuccioli e cuccioloni. Prima di concludere il servizio c'è un appello che tu vuoi e puoi lanciare ai nostri telespettatori? Sì, dunque, ai primi di maggio è nata una cucciolata splendida di Golden Retriever della nostra fattrice. Vogliamo consegnarli ai primi di luglio e quindi cerchiamo famiglie affidatarie che abbiano tempo a disposizione, che siano motivati. Come possono contattarvi? Cosa devono fare? Possono chiamarci, c'è il sito della scuola, della Regione Toscana, Scuola Cani Guida, e possono mandarci un'email
Possono anche venire direttamente alla scuola, ci parliamo a voce, fissiamo un colloquio in tempi brevi. Insomma, sono i benvenuti tutte le persone che hanno voglia di cominciare questo percorso.